Buonasera amici, c'è un cielo sgombro da nubi, cornice ideale per il match che sta per avere inizio. Amici all'ascolto, un saluto da Piero Gipardo e Lelia Dani. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. In campo Cagliari e Milan. Quest'oggi si respira un'atmosfera fantastica, Pier. Le squadre, guardale lì in campo, cariche. Il pubblico sugli spalti lo è ancora di più. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un match coi fiocchi. Ecco gli 11 di partenza del Cagliari. Cragno tra i pali, Grassi insieme a Baselli nel mezzo e due punte che dovrebbero essere i principali terminali della manovra. Mina che ha dovuto ripartire praticamente da zero dopo l'addio di Berlusconi, i risultati non sono stati dei migliori, ma lunga fase di transizione. Era difficile, se non addirittura impossibile, poter pensare di ricominciare e vincere già da subito, nonostante anche gli sforzi fatti dalla nuova proprietà per allestire una rosa competitiva. Squadra che fa del pressing a tutto campo la sua caratteristica tattica principale. Pier, è vero, sono d'accordo, una tattica efficace per recuperare in fretta la palla, che però è molto dispendioso dal punto di vista fisico, va sottolineato. Se applicata male, il rischio è quello di correre a vuoto, sprecando energie preziose. Si gioca col primo pallone per il Milan. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. L'arbitro sventola il giallo, non è cominciata benissimo la sua gara. E sarà ammonito dopo pochi minuti, ti condiziona, è chiaro, è ovvio. Sai di non poter più commettere errori. Lancio interessante. Occasione d'oro. Super pan. Sicuro qui il portiere. Interviene a lontano. Opportunità. Giroud. Palla deviata e intervento decisivo. Riflettori puntati su di lui per questo match. È un giocatore che può fare sicuramente la differenza quando è in giornata. La sua abilità palla al piede lo rende uno dei principali pericoli per la difesa. Ma quanta qualità! Gli consente non solo di dribblare, ma addirittura anche di essere l'uomo dell'ultimo passaggio. Si mette bene sulla linea del passaggio, intercetta palla. Che sì! Brahim Diaz. Possibilità per il Milan. Ha cacciato l'interno piede, palla che non ha inquadrato lo specchio. L'idea era quella di metterla sul secondo palo, ma i risultati sono stati pessimi. Giroud, occhio all'avanzata del Milan. La manovra interrotta senza problemi. Pereiro. Baselli. João Pedro.
João Pedro. E c'è il gol! Ed è del Cagliari! Ed esultano i giocatori sardi, vanno tutti ad abbracciare l'autore del gol. Si è fatto trovare puntuale all'appuntamento con il gol. E ha infilato il portiere da sotto misura. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Intervento pulito sulla palla. Baselli. Efficace il giro palla del Cagliari. Marin. João Pedro. Attenzione, pericolo. Grande riflesso del portiere su questa conclusione ravvicinata. Ha evitato un gol fatto. Puro istinto e salva risultato. Occhio al corner. Pallone raccolto senza problemi dal portiere. Che sì. Tomori. Ecco Tomori. Ingenuità e pallone regalato. Rinunciano all'impostazione, vogliono far scoprire gli avversari. Chiude bene il triangolo. Ha perso il pallone. Occhio alla ripartenza. Giro. Brahim Diaz. Si affidano al giro palla, non vogliono forzare. Tutto fermo, fuori gioco, era una buona occasione. Brahim Diaz. Milan che avanza. Giro alla meglio nell'uno contro uno. Ha provato la botta dalla media distanza. Pallone che è uscito. Avesse centrato lo specchio avrebbe potuto creare problemi al portiere. Buona l'idea qui. Ottima lettura difensiva in questa situazione. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. È vero che molti allenatori puntano molto sulla gestione del possesso palla per stressare la resistenza degli avversari e poi aprirsi spazi invitanti. Però a volte basta anche su un tiro in porta per vincere. La supremazia territoriale, fine a se stessa, non serve a niente. La differenza la fanno i gol. Occhio qui alla ripartenza. Bennacer. Possesso gettato via. Baselli. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova il pallonetto. Ribatte la conclusione. Calcio d'angolo a disposizione per raddoppiare il vantaggio. Occhio al cross in mezzo. Portiere che si salva sulla botta sicura da pochi passi. Ha chiuso la porta a doppia mandata. Intervento di puro istinto. Palla in area di rigore. Possono andare ancora dalla bandierina.
cross verso il centro dell'area, la spazza via, occhio al tiro, si oppone alla conclusione. Buono il lancio, smarcante, attenta qui la difesa, palla allontanata. Si fa portare via il pallone. La spinta rossonera lungo la fascia. Azione che sfuma e minaccia sventata. Tutti in area per sfruttare questo corner a caccia del gol del pari. Palla messa in mezzo. La mette fuori su questo corner. Che sì. Tocco di ritorno. Parata eccezionale questa. Sceglie il tocco corto. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Sta mancando il solito apporto in attacco di Giroud, capace da solo di tenere in apprensione l'intera difesa avversaria. Fin qui però la sua prova è abbastanza opaca. Non la sua migliore partita. Da un giocatore come lui è lecito aspettarsi qualcosa di più. Non si è mai davvero reso pericoloso fino ad ora ed il risultato maturato nella prova. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Vantaggio che non si è concretizzato e dunque l'arbitro assegna il calcio di punizione. Pallo che poteva anche costare un giallo, almeno così chiedevano dalla panchina. L'arbitro ha scelto il richiamo solo verbale. Per questa volta se l'è cavata, ma sa di non poter commettere altri errori. Libera male sul traversone, occhio. Riescono a recuperare bene. Hernandez. Brahim Diaz. Rafael Leão. Che sì. Palla per Giroud. La protegge con il corpo. L'appoggia al compagno nei 16 metri. Attenzione, pericolo! Nessun problema per il portiere qui. Giro, tentativo ribattuto. Interviene prima che sia troppo tardi. C'è spazio per la ripartenza. Difesa lenta a rientrare, ripartenza che può essere pericolosa. Ha spazio per andare. Atteggiamento abbastanza passivo adesso. Vola il portiere e ci arriva. Palla nuovamente in calcio d'angolo. Occhio al cross in mezzo. Attenta qui la difesa. Prova in acrobazia. Miracolo del portiere. La mette in area. Interviene e spazza. João Pedro. Cross che non dà esito, difesa in controllo. Bennacer. Brahim Diaz. Giroud. Recuperano bene il pallone. C'è spazio per la ripartenza. È
Errore e pallone riconsegnato. Brahim Diaz. Giroud. Milan che avanza. Bennacer. Provano a rompere il ritmo avversario con questo giro palla estenuante. Ci sono metri per andare. Lanza sopra la traversa. E sarà calcio d'angolo. Sostituzione per il Milan. Proveranno con questo nuovo assetto a rimettersi in corsa in questa gara. Junior Messias. Dentro con il numero 56 Alexis Salenekers. Si è perduta una bimba di nome Giulia. Si pregano i genitori di recarsi. Va con il tocco corto. Si fa portare via il pallone. Marin. Dalbea. Occhio all'avanzata del Milan. Che sì. Che sì. Occasione per Giroud. Gol, conquistano la parità. Questa è l'azione che ha portato al gol. Ha avuto la palla buona e non ha lasciato scampo al portiere da pochi passi. Gol del Milan. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Entrata ruvida ma corretta. Ancora un quarto d'ora da giocare. Che sì. Brahim Diaz. Occhio a Giroud. Giroud. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Non trovano spazi e perdono il pallone. La situazione di parità, c'è un altro match che si sta disputando oltre a quello in campo e la sfida è sugli spalti. Senti le due tifoserie come provano a trascinare la propria squadra verso il gol. Alla lunga, scavalcare la difesa, sembra interessante. Manca poco, siamo in parità, ma occhio a questo calcio d'angolo. Occhio al tiro della bandierina. Azione che sfuma. Possono ripartire in contropiede. Interviene e recupera palla. Cinque minuti alla fine, tutti a caccia dell'episodio giusto del lampo per cambiare la storia. Continuano ad attaccare in questi ultimi minuti di gara a caccia del gol vittoria. Azione che sfuma e minaccia sventata. Pallone in possesso del portiere. Salemakers. Occhio a Giroud. Brahim Diaz. Rafael Leão. Palla per Giroud. Salemakers. Tiro deviato. Ci saranno da recuperare due minuti. Efficace il giro palla del Cagliari. Risultato di parità, ma attenzione a questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Sicuro in presa il portiere. Parità allo scadere del novantesimo.